Prossima nascita in Villa Fritzenwalden. Cosa? Ecco, respiriamo profondo. Sì. Così il dolore va via prima. Mi perdoni? No, tu perdonami. Perché? Io non sapevo che quell'idiota stava ingannando entrambe. Ti credo, sì. In realtà è stato... Ah! Che ti è successo? Ah, stavo praticando... Ah. È stato un bene che vi abbia visti perché lui non vuole stare con me. Sta con me soltanto perché sono incinta e basta. No! Non parlare, non parlare! Cantiamo una canzone al bambino così comincia ad abituarsi. Quale? L'ultima di Cheyenne, la sai? No! E beh... non lo so. Allora, una ninna nanna. Sì. Ninna nanna amore, dormi mio tesor. Tu sei come un pezzo del mio cuore. No, no, fuori, butta l'aria, su, coraggio, fuori, via l'aria, vai, respira, così, bravo, vai, 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 vai. Prende, sei diventata pazza, piccola. Perché gridi così? Come se non bastasse, ci si è messa anche la moglie di Facundo. È giù e sta per avere un figlio. La moglie di Facundo? Facundo ha una moglie? Sì. E sta per avere un figlio? Sì. Povera Flor, ma che peccato. Oh, ma per favore, non le importa niente. È così buona. Sta lì al centro dell'attenzione, che si occupa di tutto il mondo. Sonarci stufa che nessuno si accorga che esisto anch'io. Oh, ma perché dici questo, piccola mia? Perché? Mi chiedi perché? Florenza che sta tutto il giorno in bella mostra. Tu che fai la paralitica. Quell'altra, la moglie di Facundo, che viene in questa casa a fare il figlio. E perché? Per fare che? Per mettere in ombra me. E io invece? Io che ho il piede tutto gonfio e sto sul punto di sposarmi. Sono meno importante di tutti questi altri. La colpa è tua, piccola. Perché? Perché invece di stare qui commiserandoti con pianti e lamenti, amore mio, dovresti stare giù di sotto facendo bella figura davanti a Federico e mandando via a calci la piccola Carda, è chiaro? Sì, ma come? Occupandoti di quella donna e dimostrando a Federico che puoi essere madre, donna e levatrice. Hai ragione, è proprio quello che farò. Allora, avanti piccola mia, forza, fatti valere, brava, finalmente un po' di pace. Che succede ora? Questo grido perché? No, per sfogarmi un po', che ne so, può darsi che la situazione precipiti e non so se potrò sopportarlo. Ora sto bene, sto bene. Questa è la parte stupida che ha ereditato da Saint-Jean. Questo piccino che vuole uscire. Adesso arriva l'ambulanza. Veramente no, stai bene? Sei sicura di stare bene? Sì, grazie. Sì, bene, allora vado a prendere no, la macchina. No, aspetti, proviamo a sollevarla. Se si alza, altrimenti sì, ne fa così. No, io non posso toccarla, io sono un uomo. No, sì, che puoi, scusami per quello che ti ho detto prima. È che mi ero arrabbiata con Facundo e tu hai pagato di riflesso. Ma è tutto passato. Tutto passato. E ti voglio anche ringraziare per avermi tolto la benda dagli occhi. Beh, almeno c'è qualcuno che mi ringrazia, che non mi dice ficcanaso e stupido. No, insomma, chi attacca brighe? Signor Federico vuole picchiarmi con il bastone della scopa adesso? Mi basterebbe soltanto che mi chiedessi scusa. Va bene, mi scusi, cosa vuole che le dica? Mi dica... Questo cos'è? Che schifo! Che bello, si sono rotte le acque! E questo che vuol dire? Chi sta per avere il bambino? Adesso. Yeah!
non voglio che il bambino nasca qua. No, no, fai proprio bene, perché i divani sono molto chiari e sporcheresti tutto. Chiudi le gambe, dai, stringi, chiudi. Perché non chiude il becco, per favore? Io vado a prendere l'auto. No, auto no, ambulanzo è Federica, chiamate, sì, presto, presto. Qual era il numero? Vai a cercare in Guido, vengo subito. No, se esce qua io muoio, muoio, no. Voglio che nasca nella clinica. Andrà tutto bene. Perché non pensi a qualcosa di bello? Per esempio, che nome puoi dargli? Se è maschio facundo come suo padre. C'è una scuola che voglio raccomandarti, divina, bilingue. Arriva l'ambulanzo! Prego, signora. Grazie. Prego. Ciao, come... Sofia, stai piangendo? Vattene, che vattene succede? Perché non posso parlare con te, vai via. Perché vattene, non puoi parlare? Sofia, la vuoi smettere di piangere? Così mi spaventi tutti i clienti, sciocca. Non riesco a smettere. Sofia, mi dice che... Pippo, vieni, vieni, senti, ti chiedo un favore. Perché non la sostituisci per un po', eh? E se non può parlare con me, vado a cercare qualcuno con cui parli. Se vado all'evento degli stilisti per capelli, forse mi tiro un po' sul morale. Ciao. Che ci fai qui? Non sei andato a scuola? No, sono uscito prima per sapere se stavi bene. Bene, sto bene. Davvero una meraviglia. No, Mirta, io non posso vederti così, sul serio. E come vorresti vedermi? Io pensavo di aver trovato l'amore della mia vita e guarda cosa mi è successo. Ma io non volevo ferirti, in realtà non ci capisco più niente. Prima non mi guardavano neanche i cani e ora guarda che mi succede. Io non... Tu non ti preoccupare per me. Cerca di essere felice e basta. Nicolas, scusa. Mirta, per favore, mi devi accompagnare. Sofia sta molto male e sei l'unica che può parlare con lei. Andiamo? Beh, ora stai bene, no? Sì, sto una meraviglia. Tesoro, non ti preoccupare che sta arrivando l'ambulanza, ok? No, non mi dica questo, per favore. Mi mandi un aereo, un elicottero, ma mandi qualcosa. Che succede, Herr Federica? Mi dice che si è rotta l'ambulanza ed è l'unica ambulanza disponibile. No, io vado in macchina, non c'è nessun problema. No. Mi sta cadendo! Ah, santo cielo, che schifo! Non voglio vedere, per carità! Bene, portate le bende, le lenzuola, gli asciugamani, il cotone, l'alcol e un medico, per favore! Dare, presto! Tranquilla! Ah, Mattias è un amore, mi ha invitato alla sfilata! Ti ha invitato perché sapeva che dovevi ballare? No, non essere cattiva, mi ha invitato prima di sapere dello spettacolo, sì, me lo ha detto! Ciao! Non sei andata a scuola? No, mancava un professore, non volevo andare a casa, così sono venuta! Ah! E Federico ti ha sgridato molto per la sfilata? Sì, abbastanza. Ma la cosa strana è che ha chiesto a Mattias di proteggermi e anche di sorvegliarmi. Cosa? Sì, perché ti sorprende? Ti dà fastidio? Ma... E adesso ci mancavano anche queste due. Vieni, qui possiamo parlare più tranquillamente. Il mio nido d'amore. Sediamoci là, andiamo. Noi arrivare! Così? Ecco. Ragazzi! Guardate che ho trovato perché il bimbo si addormenti subito e non pianga! Ok, Greta, le lenzuola, gli asciugamani e Federico, i guanti, per favore. Che faccio? Che faccio? Me li metto? Fare da portiere, Federica? No, perché non aspettiamo invece che arrivi il medico? Tanto tu puoi resistere, vero, cara? E lei poter resistere e non dire stupidaggina? Va bene. Ho un'idea. Intanto potrei andare in cucina a far bollire delle zucche. Delle zucche, perché? Per preparare una minestra per il bambino, così quando nasce avrà da mangiare, no? Devo sempre pensare a tutto io. Entri, finalmente è arrivato. Si fermi qui. Sempre qui. Pronto quando è urgente. E sua madre? È proprio di questo che le volevo parlare. Può stare un po' più indietro? Sì. Ecco, vede, ci sono cose che lei potrebbe scoprire che non voglio che mia madre sappia, quindi lei lavorerà solo per me. Servire acqua con barichino per pulire pavimenta. Di arrivare! Tenere sempre tutto pulito! Succede qualcosa là dentro? Per favore, chiude la bocca, torna al suo posto, qui le domande le faccio io. Senta, si può sapere che cosa scrive se non le ho detto ancora niente? Sto facendo i conti di quanto le può costare se io filtro le informazioni a sua madre e racconto tutto solamente a lei. Ma per favore, lei è un piccolo... Bello filato di arrosto! Dove aver messo... cosa essere meglio... Cosa essere meglio per tagliare pene e soffrire meno, eh? Queste. Ah! Arrivare!
arrivare, io portare forbici così terminare una buona volta. Ma si sta commettendo un crimine là dentro. Stia indietro, ritorni subito al suo posto, per favore. Per favore, una stupidaggine, non è niente, una sciocchezza. Sta nascendo un bambino in salotto. Beh, torniamo a noi. Non la sopporto quella ragazzina. Non tanto quanto non sopporto l'occhialuta. Tu hai avuto quello che volevi, non stai con Nicholas? E chi ti ha detto che mi interessa Nicholas? Ah, tesoro! Mattias, che sorpresa! Non sapevo che fossi qui.